Un saluto da Ponte News. Mercoledì 22 dicembre è stata la giornata della solidarietà. A Pavia sono stati consegnati i giocattoli raccolti durante l'evento Un giocattolo sospeso. Un grande successo quest'anno, come l'anno scorso. I cittadini hanno dimostrato forte senso di solidarietà. Servizio. Via mercoledì 22 dicembre alle ore 11 presso il comune è avvenuta la consegna dei giocattoli raccolti in occasione di Un giocattolo sospeso, l'iniziativa che ha unito i commercianti di Pavia ha mostrato grande senso di solidarietà nei confronti delle famiglie in difficoltà. Il sindaco Fabrizio Fracassi ha condiviso in un'intervista a cura del comune di Pavia la sua gratitudine. Devo ringraziare tutti i collaboratori, l'assessore Marconi e l'assessore Zucconi, che si sono dati da fare, ma soprattutto naturalmente i commercianti della nostra città che hanno pensato ai nostri bambini. L'assessore Roberta Marcone ai microfoni del comune di Pavia ha aggiunto: i cittadini si potevano recare nei negozi della nostra città e acquistare un dono per i bambini di famiglie in difficoltà e lasciarlo presso questo negozio. I nostri incaricati sono andati a ritirarli e presto arriveranno tramite le associazioni di volontariato, tramite la parrocchia di Don Rustioni ai bambini di queste famiglie. Un Natale per tutti, un'iniziativa che dà veramente il senso del Natale. Rivanazzano Terme, sempre lo stesso giorno, mercoledì 22 dicembre, alle ore 21, il teatro civico è stato inondato dalle sinfonie dell'Arpa di Clara Gatti Comini. Un bellissimo evento che è stato organizzato per dare solidarietà e sostegno all'Auser di Rivanazzano Terme. Difatti, il ricavato sarà destinato all'Auser. Il pubblico è stato incantato da Clara Gatti Comini e nel secondo intervallo anche da Paola Tarditi, che l'ha accompagnata con il pianoforte. Servizio. Una dolce sinfonia scalda il teatro civico di Rivanazzano Terme. La madre di queste stupende note è Clara Gatti Comini, che con la sua arpa incanta i presenti. L'evento è avvenuto mercoledì 22 dicembre alle ore 21 e ha avuto come titolo A filo di corda, un appuntamento alla beneficenza. Difatti, il ricavato verrà donato all'Auser di Rivanazzano Terme. Molte le sinfonie che hanno deliziato i presenti. Clara Gatti Comini ha voluto condividere qualche curiosità inerente all'uso dell'arpa, come suonare l'arpa e quanto lei ne sia affezionata. Il concerto ha avuto un breve intervallo e subito dopo l'arpa è stata accompagnata dal pianoforte di Paola Tarditi. Paola, una pianista italiana di grande successo, svolge da tempo la ricerca del repertorio di duo pianistico di compositrici europee e autori italiani e brasiliani insieme alla collega Silvia Maltese. Insomma, una bellissima serata all'insegna della musica di qualità e della solidarietà. Un grosso abbraccio da Ponte News. Saluti a tutti quanti, buone feste!